La tua vacanza in Sardegna è Rasciada Club, un'oasi di quiete immersa nel verde, un ristorante rinomato, divertimento assicurato. Villaggio Rasciada Club, Castelsardo, Sassari. Per informazioni e prenotazioni, telefono 0362 30 35 39, www.rasciada.it. In Italia è molto difficile andare all'asilo. Il numero degli asili nido è sufficiente per accogliere solo un bimbo su 10. Questo comporta una scelta difficile per le famiglie: trascurare i propri figli o il proprio lavoro, o entrambi. La Fondazione Aiutare i Bambini vuole realizzare 50 nuovi asili nido in tutta Italia. Aiutaci a dare un nido a ogni bambino. Aiutaci a rendere facile il loro sorriso. Sono Aisha, Amar e Rosaria, Le Gocce d'Oriente. E benvenuti alla seconda ed ultima puntata del Festival dell'Adriatico Premio Alex Baroni. Siamo a San Benedetto del Tronto, nella meravigliosa cornice del prestigioso Teatro Concordia. Beh, questa è la finalissima del Festival dell'Adriatico. Oltre a queste due puntate di finalissima, abbiamo vissuto tre fantastiche serate di semifinale e poi ben 12 appuntamenti di prefinale, di selezione in locali e club di Marche ed Abruzzo. E tra l'altro abbiamo vissuto prima di questa serata anche le grandi emozioni dei tributi, degli omaggi ai grandi della musica nella sezione Covermania
del Festival dell'Adriatico. Ricordiamo gli iSing per Laura Pausini, Mecco canta Dalla. Tra l'altro in questa puntata incontreremo Mecco, Francesco Villani, con un omaggio fantastico al grande Lucio Dalla, e poi i Faberi, vincitori del premio Covermania 2014, con un fantastico omaggio a Fabrizio De André. Beh, premio Alex Baroni, e credo senza dubbio che in questa ultima puntata, in questa puntata conclusiva, un applauso doveroso al grande Alex Baroni sia assolutamente doveroso. Vi presento subito le due meravigliose anime femminili della mia conduzione in questo Festival dell'Adriatico, sono Edea e Valentina. Benvenute, ben riviste, e allora sono strasicuro che anche in questa occasione saranno all'altezza del loro ruolo. E abbiamo ascoltato la voce straordinaria di Edea nella prima puntata, questa volta ascolteremo la voce di Valentina più tardi, chiaramente. Grazie, grazie a voi e buon lavoro, naturalmente. Un applauso! È il momento di cominciare con la musica, cominciamo con la prima esibizione e cominciamo con il primo concorrente, che possiamo considerare il decimo finalista, seguendo chiaramente il filone della prima puntata, il decimo finalista di questa edizione 2014 del Festival dell'Adriatico. Arriva da Monteprandone, provincia di Ascoli Piceno, ci propone un inedito di Tirimacco. Mi perdo, canta Luca Angelini. Un altro giorno che passa in fretta e non mi sento vivo, non mi sento vivo. Dovrei risolvere la situazione ed essere istintivo, istintivo. Ma ogni volta tu che mi porti giù e mi leghi, mi leghi, mi leghi a te. Devo fare così, vado via da qui. Mi perdo, mi perdo, mi perdo. Oh, mi perdo. Oh, 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 mi perdo. Fuori di notte c'è una grande luce, se la sai guardare, se la sai guardare. Cancello il buio urlando la mia voce, cerco di ascoltare, cerco di capire che la verna di marcia per me. Arriva fino in fondo e perditi nel mondo. L'alternativa c'è per viverla con me. Arriva fino in fondo e perditi nel mondo. Respiro i suoni lungo la mia strada e già mi senti vivo, già mi sento vivo. Dovessi perdermi comunque vada, penso positivo, positivo. Ogni volta tu che mi porti giù e mi leghi, mi leghi, mi leghi a te. Devo fare così, vado via da qui. Mi perdo, mi perdo, mi perdo. L'alternativa c'è per viverla con me. Tu arriva fino in fondo e perditi nel mondo. L'alternativa c'è per viverla con me. Arriva fino in fondo e perditi nel mondo. Oh, 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 oh.
grazie, buonasera. Undicesima finalista in gara viene da Mosciano Sant'Angelo, provincia di Teramo, e ci propone un inedito di Premici Premici con Inutile, canta Maria Valle. Lasciami qui, adesso sì, senza un perché. Senti più là il freddo che poi svanisce con te. L'istante di un sì, forse non sarò come avevi desiderato tu. Il mio cuore non si arrende e non smette di cercare. Ritornare ormai è inutile, non puoi più riaccendere il fuoco che in me viveva al tempo delle favole. Tornare insieme è inutile, non puoi più riaccendere il fuoco che in me viveva. Ci sei dentro di me, scompare con te il sogno di noi. Forse non sarò come avevi desiderato tu. Il mio cuore non si arrende e non smette di cercare. Ritornare ormai è inutile, non puoi più riaccendere il fuoco che in me viveva al tempo delle favole. Tornare insieme è inutile, non puoi più riaccendere il fuoco che in me viveva al tempo delle fantasie. Perché non c'è niente, non c'è niente sopra il buio. Maria Valle! Complimenti e in bocca al lupo naturalmente. Grazie. Continuiamo con la prossima esibizione. Lei nell'ordine cronologico, diciamo così, è globale di tutti i partecipanti a questa finalissima in due puntate, è la 12ª finalista. Arriva dall'Aquila e ascolteremo una cover di Edith Piaf. Milord canta Mélanie Bordéron. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors. Ici, c'est confortable. Laissez-vous faire, Milord, et prenez bien vos aises. Hier, vous n'étiez pas peu fière, dame. Le ciel vous comblait, votre foulard de soie
flottant sur vos épaules. Vous aviez le bon rôle. En aurait dit le roi, vous marchez en vainqueur au bras d'une demoiselle. Mon Dieu, qu'elle était belle. J'en ai froid dans le cœur. Ah, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors. Ici, c'est confortable. Laissez-vous faire, Milord, et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur et vos pieds sur ne cesse. Je vous connais. Se déchire quand le navire s'en va, il en est avec lui la douce Zosie tendre qui n'a pas su comprendre qu'elle brisait votre vie. L'amour, ça fait pleurer, comme quoi l'existence, ça lui donne toutes les chances pour les reprendre après. Ah, et venez, Milord, vous avez l'air d'un homme. Laissez-vous faire, Milord, venez dans mon royaume. Je soigne les remords, je chante la romance. Je chante les Milord qui n'ont pas de chant. Regardez-moi, Milord, vous ne m'avez jamais vu. Mais vous pleurez, Milord, ça je leur ai jamais cru. Eh bien oui, Milord, souriez-moi, Milord, mieux que ça, un petit effort, voilà c'est ça. Allez riez, Milord, allez chanter, Milord. Melanie Bordelon, grazie, grazie davvero. E beh, io voglio fare due o tre ringraziamenti rapidissimi a testimonianza di come il Festival dell'Adriatico sia anche un festival della solidarietà, e ringrazio la Fondazione Aiutare i Bambini Onlus e l'AMBALT, Associazione Marchigiana per la Cura di Leucemie e Tumori dell'Ospedale Salesi di Ancona. A loro va un grande applauso, applauso che prolunghiamo anche per gli amici dell'Unitalsi, che credo siano presenti qui questa sera. Facciamo sentire l'entusiasmo del pubblico del teatro anche per gli amici dell'Unitalsi che sono qui. Li ringraziamo perché loro sono quotidianamente di grande esempio per tutti noi. Bene, ci fermiamo adesso. Brevissima pausa, un po' di pubblicità e torniamo. A tra poco. Bentornati, Festival
dell'Adriatico, premio Alex Baroni, al Teatro Concordia di San Benedetto del Tronto, che accoglie questo grande evento musicale. E beh, voglio mostrarvi una cosa, una bella cosa, un bel gadget. È la compilation 2013 del Festival dell'Adriatico. La compilation 2013 contiene i brani finalisti dell'edizione, della precedente edizione, dell'edizione precedente a questa. E anche quest'anno verrà realizzata una compilation con i brani che avete ascoltato nella prima puntata e che ascolterete e che state ascoltando in questa seconda puntata. Beh, il pubblico qui presente al Teatro Concordia potrà portare con sé la compilation uscendo questa sera dal Teatro Concordia. Beh, l'omaggio che facciamo a tutti i partecipanti a questa finalissima è ovviamente la partecipazione a questo progetto discografico, che è una compilation ma è sempre comunque un progetto discografico, e quindi ovviamente un premio di grandissimo rilievo per tutti coloro che amano esternare ed esportare la loro musica. Quindi omaggio a Enzo Spinozzi anche per questa bella produzione. Procediamo con la tredicesima finalista, viene da Montalto Marche, provincia di Ascoli Piceno. Ascolteremo un inedito di Tirimacco. Tirimacco, così lontano, canta Natasha Feliz. Cosa dire e non so più che fare contro il temporale che avanza nell'anima. La fine dell'inverno sta sciogliendo anche me, ma i brividi rimangono ed io non so perché. E prendimi così lontano, ma così presente, è così strano stare senza di te. Così lontano, ma poi così assente, così sono quando tu non ci sei. Della notte tutto si fa chiaro, chilometri di sogni che ti portano lontano, dove tutto ciò che vuoi è lì sotto tra le tue mani, senza limiti e confini, senza ieri né domani. E prendi me così lontano, ma così presente, è così strano stare senza di te. Così lontano, ma poi così assente, così sola quando tu non ci sei, quando tu non ci sei. Finalista di questa sera viene da Vasto e ci fa ascoltare una cover famosissima di Prince, Purple Rain,
Lei è Niki. Never meant to cause your male sorrow. Never meant to cause you wanna pay. Only one chance and a laughing. Only want to see you laughing in the purple rain. Purple rain, purple rain. Purple rain, purple rain. Purple rain, purple rain. I only want to see you. She'll see you laughing in the purple rain. I never want to be a wicked lover. I only want to be, I only want to be so kind of brave. Baby, I can never see. You share your friends here to al lupo, grazie. Andiamo avanti, continuiamo con la nostra gara. La quindicesima finalista in ordine cronologico arriva da Sant'Egidio alla Vibrata, provincia di Teramo. Ascolteremo una cover di Alicia Keys dal titolo If I Ain't Got You. Canta Serena. Ooh.
for the future. Some people live just for the fame. Some people live for the power, yeah. Some people live just to play the game. And some people think that the physical things define what's within. That I've been there before, but that's life's a bore. So full of the superficial. Some people want it all, but I don't want nothing at all. If it ain't you, baby, if I ain't got you, baby. Some people want diamond rings, some just want everything, but everything means nothing if I ain't got you. Some people search for a fountain, promises forever young. You know, some people need the doors of roses, and it's the only way to prove you love them. Hand me the word on a silver platter, and what good would it be? No one to share with no one who truly cares for me. Some people want it all, but I don't want nothing at all. If I got you, baby. Some people want diamond rings, some just want everything, but everything means nothing if I got you. Some people want it all, but I don't want nothing at all. If it ain't you, baby. If I got you, baby. Some people want diamond rings, just when everything, but everything means nothing if I ain't got you, yeah. Grazie, grazie. Serena, complimentissimi anche a te. Allora, la sedicesima finalista di questa sera viene da Acqua Viva Picena e ci propone una cover di Pino Donaggio che si chiama Io che non vivo. Lei è Silvia Santini. Buonasera a tutti. Siamo qui noi soli, come ogni sera. Tu sei più triste ed io lo so perché. Forse tu vuoi dirmi che non sei felice, che io sto cambiando. Stare un
vieni qui, ascoltami. Io ti voglio bene, te ne prego, fermati ancora insieme a me. Io che non vivo più di un'ora senza te, come posso stare una vita senza te? Sei mio, sei mio, sei mio. Io che non vivo più di un'ora senza te, come posso stare una vita senza te? Sei mio, sei mio, sei mio. Grazie. Silvia Santini, grazie a te, in bocca al lupo. Grazie a voi. Bene, e il nostro festival continua e continua in un modo davvero speciale. L'abbiamo conosciuta già nella prima puntata e anche in questa seconda puntata come co-conduttrice umilmente del sottoscritto, ora la conosciamo come interprete. È arrivato il suo momento, signore e signori, Valentina! Grazie. Valentina! Vale. A tra poco. Bentornati, bentornati. Come vedete sono già in buona compagnia perché sta per cominciare la prossima performance, stanno per esibirsi i prossimi finalisti, è un gruppo come vedete, quindi la musica dal vivo ora raggiunge livelli incredibili perché oltre che cantata sarà musica dal vivo anche suonata. Prima di presentarvi loro voglio ringraziare, sono qui con noi questa sera, gli amici dello staff della redazione di X Factor che sono a caccia di talenti musicali e li ringraziamo per aver accettato anche se in incognita di essere presenti qui
al Teatro Concordia per questa serata finale del Festival dell'Adriatico, premio Alex Baroni. Li salutiamo con un applauso, che ne dite? Ok. Questa band arriva dalla provincia di Teramo. Ci propongono un inedito di Ruggeri, Ruffini, Cimini, Ettore. Signora Utile, questo è il titolo del brano, cantano e suonano le sostanze corrosive. Signora della notte che viaggi sola, stampo qui come voglio solo guardarti. È tempo di dirci qualcosa di più che un semplice sguardo, che un solo splendido, che un solo splendido. Ah. Che mi guardi sicura, sento che sei mia, questa notte mia, signora utile. Dammi una mano, sai, a sconfiggere la malinconia, dammi una sorta di euforia, euforia. E allora non ti dimenticare mai di me. In questo sogno impossibile non c'è posto per illusioni e poesia. Maledetta, maledetta poesia. Se la mia solitudine, signora, tu lo sai, se la mia tristezza, illudermi con te di essere amato, amato, è come stringere al petto una fotografia, dividere con te un vuoto incolmabile. Prima dopo di te non va più via. Dammi una mano, sai, a sconfiggere la malinconia. Dammi una sorta di euforia, euforia. E allora non ti dimenticare mai di me. Questo sogno impossibile non c'è posto per illusioni e poesia. Maledetta, maledetta poesia. Una storia utile. Buonasera a tutti.
tutti e bentrovati dalle sostanze corrosive. Al violino Nicola. Io non vi vedo, però penso che stiate applaudendo. Al basso Gianluca. Ok, ok, adesso si sente. Alla chitarra Mr. Luca Wawa. Il cuore Matteo Cimini alla batteria. Io sono Luciano e queste sono le sostanze corrosive, grazie. Grazie a tutti, grandi, grandi, bellissimi, ciao ragazzi. Lei arriva da Ascoli Piceno e ci propone un pezzo di Noemi con L'amore si odia, Valentina Astolfi. Che ti dovevo dire tutte quelle cose che avrei voluto sentire, soffrire, godere o finire. Vieni qua, sempre la stessa storia. Un equilibrio instabile, instabile, che crolla al vento di una nuova gloria. L'amore si odia, se fosse così facile, se fossi ancora innamorato di me ed ogni beta lo sai, si finge di essere una rosa, per ogni goccia vorrei diluvio sopra ogni cosa, ma tu non meriti più un attimo della mia vita, per tutto quello che conta. Se conta, se come colla tra le dita. Vieni qua, io ti volevo bene, ma riparlarne è inutile, inutile. Non ha più senso pensarti, capire, provare o sparire. Vieni qua, le solite parole. Sentimento instabile, instabile, come l'asfalto consuma la suola, l'amore si odia, se fosse tutto facile, se fossi ancora innamorata di te ed ogni petalo sai, ti finge di essere una rosa, per ogni goccia vorrei diluvio sopra ogni cosa, ma tu non metti di più un attimo della mia vita, per tutto quello che conta, che conta, che come colla fra le dita, ed ogni pezza lo sai, si finge di essere una rosa, per ogni goccia vorrei diluvio sopra ogni cosa, ma tu non
ritmo della mia vita. Per tutto quello che conta, se la mia impronta sulle dita. Per tutto quello che conta, se conta, se la mia impronta sulle dita. Grazie. Valentina Stolfi! Grazie. Bene, così possiamo ritenere ufficialmente conclusa la gara. Giuria, ora tocca a voi, riordinate le idee, mettetevi al lavoro davvero adesso, perché il vostro lavoro porterà alla proclamazione dei vincitori di questa 19esima edizione del Festival dell'Adriatico, premio Alex Baroni. Ed ora un ospite speciale, perché lui è un grande amico del Festival dell'Adriatico. È una presenza costante, non solo di queste serate conclusive, ma anche di tutto il viaggio che porta a queste serate conclusive. Io sono particolarmente felice di presentarvelo, anche perché con lui parleremo di una bella novità, di una bella sorpresa per gli amanti della musica. Applausi. Gli applausi sono preziosi. Sono preziosi per tutti coloro che fanno musica e che fanno spettacolo. Applausi allora anche dalla voce di Aldo Ruggeri.
se l'amore non c'è. Aldo Ruggeri. Volevo ringraziare Dea. Beh, complimenti, complimenti. Grazie. Dice quello, non me la prendo con te, ma con chi ti fa lavorare. In questo caso me la prendo con lei che mi dà ascolto quando... Che ti ascolta, che raccoglie le tue provocazioni. Nel cilindro di Aldo Ruggeri, per quello che riguarda le prossime cose discografiche, cosa c'è? Le prossime cose iniziano oggi. Ufficialmente, perché questo era il pezzo che poi utilizzeremo come pezzo di punta per il nuovo doppio CD, che tra l'altro abbiamo qui, te l'avevo promesso, ne avevamo parlato tempo fa. Sono felicissimo di questo, un doppio CD. Siccome si dice quando si sbaglia bene, perché dar fastidio con uno solo? Ne abbiamo fatti due, mi sembrava più... Guarda... mi sembrava, quando devi far del male. È bello perché sono momenti di Aldo Ruggeri, ma sono momenti che... spaziano veramente a 360 gradi, leggo titoli straordinari, un omaggio alla bella musica italiana. Siamo andati sullo strano, sì. No, perché... scusa, La casetta in Canada. Anche, ti giuro, è il primo pezzo, tra l'altro. La casetta in Canada, ma i pezzi sono i più vari, da Legata ad un granello di sabbia, a Osule mio, a Con te parti Roma, fino al Garibaldi innamorato. Si chiama Momenti perché sono i momenti in cui la musica ci ha accompagnato nei vari anni, nelle varie situazioni. Quindi è un CD, tra l'altro, io credo, con tutti i pezzi veramente conosciuti. Quindi veramente sai quelli che tu cantichi sotto la doccia, però vai in giro nei locali e non le canta più nessuno. E noi le abbiamo messe nel disco. Sì, ho capito, Legato a un granello di sabbia, Ma una casetta in Canada? Una casetta? Sì, perché poi tutti quanti si aspettano da me sempre questi pezzi un po', come posso dire, grossi, sai, con la voce. La casetta in Canada. Una casetta in Canada? La casetta in Canada. Casetta in Canada? Sì, quella in Canada. Canada. Canada, Canada. Aveva una casetta piccolina in Canada, con vasche e pesciolini e tanti fiori di lillà. E tutte le ragazze che passavano di là dicevano: che bella la casetta in Canada. Ma un giorno per dispetto Pinco Panco l'incendiò, e a piedi poveretto senza casa lui restò. No! E allora cosa fece? Cosa? Voi tutti chiederete, sì. Ma è questa la sorpresa che in segreto vi dirò. Lui fece un'altra casa piccolina in Canada, con vasche e pesciolini e tanti fiori di lillà. E tutte le ragazze che passavano di là dicevano: che bella la casetta in Canada. Lui fece un'altra casa piccolina in Canada, con vasche e pesciolini e tanti fiori di lillà. E tutte le ragazze che passavano di là dicevano: che bella la casetta. È tornato a trovarci il vincitore 2010 del festival, Francesco Mecco Villani. Lo sguardo non l'ho scordato mai. Mi dici vieni, ma chi sei? Il mio mondo è una casa, il lavoro dei figli, non ho bisogno di niente. Ho calcolato tutto e mi fido di me. È bastato un sorriso, un invito deciso. Vieni e seguimi.
avvelenato, quasi mai decantato, divorato e deriso, minorato, quasi sempre sfruttato, accusato e indeciso, giudicato, flagellato, poi l'hanno inchiodato e venduto, chi l'ha poi ascoltato e scappato, ha cercato rifugio e tornato. Oggi sono assente, io oggi non vado, sono stanco di correrti dietro, non ti seguo. Quanti giorni dico quest'oggi non vado, sono stato bloccato, scuse che non attaccano. Sempre più dura dell'asfalto, sempre camminando in alto, verso quei posti dove non ci andresti mai. La folla quasi quasi ti condanna, non c'è sempre la manna, ti basta la mia grazia, sai. Mi raccomando non puntare il dito, non siamo mica in ufficio, quell'anima non è una pratica. Discreto ma non essere indeciso, pensa sempre all'invito, questi occhi non scordarli mai. Questi occhi non scordarli mai. Oggi sono acceso, io oggi ci vado, sento il fuoco e se sono minacciato non mi fermo. Troverò qualcuno e se vengo ascoltato, aria fine abbracciato, questo lo sai, l'hai fatto. Dentro questi occhi non ti perderesti mai. Dentro questi occhi non ti perderesti mai. M'hanno cacciato, insultato, m'hanno pure menato, spazzato, c'è chi pure chi ha riso, mi ha detto vattene indietro. Liquidato come un ladro, hanno detto sei un mago, hai pure bestemmiato, ma ho seminato. Ultime battute, ci avviciniamo al gran finale, alla premiazione del Festival dell'Adriatico edizione 2014, la 19ª, e adesso, se siete pronti, attenzione. Oh yeah. Buonasera. Mother never had a passion. I could say have a universe. I'll tell me how to sweet babe. Turn a change on the one to me. I need the soul by my side. Set too close to me, sweetheart. Life is now. Gonna change my mind, gonna change my words, gonna free your soul, gonna lose control. I'll take your hands, gonna take your care, find a way out to deep space. Gonna fly, gonna fly, gonna fly. You love us and
a symphony. First you come to feel the sound. You wanna hold it, wanna by my side. I love it when you're there. Sit too close to me, sweetheart. I just now. Gonna change my mind. Gonna change my words. Gonna feel your soul. Gonna lose control. Gonna take your hands. Gonna take your death. Far away into deep space. Can't have flight. Can't have flight. Can't have flight. Grazie. Grazie di cuore. Nel frattempo doveva arrivare qualcuno, probabilmente. Mi hanno lasciato solo, qui sul teatro. Come state? Oh yeah. Dimmi che... Pensavo la facessimo alla fine. Ah no, sì, come sì. Vuoi, andiamo. Guarda, sono talmente trascinato dalla tua voce. Sembra innamorato, guarda. Sembra, ok. Che ti voglio ascoltare ancora. Va bene, ci siamo, basta, grazie. Prego. E qua ci vogliono ancora le mani però, forza tutti insieme. Un omaggio al grande, la grande White. Non ne sento più queste mani, siete stanchi? First, the last, my European.
fresh pair of you, a brand new day. I see some man from where are you? That's the way they're gonna make you. You are my Liverpool, and I love you. Forza con le mani! The first, the last, my everything. I love some new and I'm gonna break through. The first, the last, my everything. Grazie. Grande. Grazie di cuore. White. Oh yeah. Grande, grandissimo. Grazie di cuore. Per lui, chiaramente, doveroso, un riconoscimento da parte del patron. Oh, grazie. Grazie di cuore. Leggiamo, leggiamo il premio. 19esima festa dell'Adriatico, premio Alex Baroni 2014, Sammet del Tronto, eccetera, eccetera, premio eccellenza artistica. Grazie di cuore. E io devo raccontarvi questa cosa. Io ci volevo partecipare a questo festival, ma come concorrente. Poi non lo so come sono arrivato qua praticamente. E poi canto, e sto in giuria e poi ricevo una targa e... Per me è l'apoteosi questa sera. Grazie di cuore, grazie, grazie a te, grazie davvero. A voi di avermi invitato, è un piacere veramente stare qui con voi, è veramente emozionante per me. Grazie, grazie, grazie mille. Grazie di cuore. Grazie. E noi a questo punto ci fermiamo per l'ultima pausa. Grazie. Ci siamo! Siamo veramente al gran finale! Siamo arrivati alle premiazioni, alla conclusione, all'epilogo, all'apoteosi conclusiva dell'edizione 2014, la 19esima edizione del Festival dell'Adriatico Premio Alex Baroni. E allora cominciamo subito, le premiazioni sono tante, cominciamo con la prima. È la premiazione per la categoria Giovanissimi. A consegnare il premio, accompagnati dal patron Enzo Spinozzi, beh, i conduttori, gli ambasciatori delle selezioni live nei mesi precedenti questa fase finale, ovvero Giancarlo Alberti e Carla Di Pietro. Giancarlo e Carla con annessi e connessi, chiaramente. Leonardo, applauso supplementare per Leonardo. Quindi sarà maschietto. Allora, anche nel corso delle semifinali abbiamo giocato tanto sul fatto nasce o non nasce, manca ancora un po', quindi ogni cosa a suo tempo, però davvero di cuore tanti auguri, ok? Ma bacio. Bene. Allora, auguri anche al papà, Enzo. No, sto scherzando. auguri davvero. ragazzi, a quest'ora... Come? Non sei sposato. Ho anche due bambine. Allora, le ho già fatte. Allora, vince! Basta, stiamo giocando, chiaramente approfitto del loro senso dell'umorismo. Vince il premio, chiaramente saliranno come al red carpet dei grandi premi internazionali dalla platea. Vince
il premio come miglior giovanissimo del Festival dell'Adriatico 2014, Deborah Cardarelli. Complimenti. Complimenti anche a te. Da quella parte, prego. Foto ufficiale, consegna del premio. E ancora un applauso. Bravi, davvero, complimenti. Ed ora, premio look e presenza scenica. In questo caso, Enzo Spinozzi entra in scena con Oriana Simonetti e il professor Francesco Cianciarelli, due grandi esperti di bellezza e di look. Salve, Oriana. Procediamo con la proclamazione. Il premio look e presenza scenica per l'edizione 2014 del Festival dell'Adriatico va a Francesca e Giuseppe. Complimenti. Complimenti davvero. Voilà. Ed ecco il premio. Professor Cianciarelli, 618? 618 giurie in concorsi femminili. Come? Sono record me mondiale. Record me mondiale, ha finito la voce a forza di giudicare donne, certo. Bene, complimenti, foto ufficiale. Bene, e applauso, ancora applauso del pubblico del Concordia. Complimenti, ancora complimenti. Procediamo. Un premio speciale assegnato proprio da Radio Azzurra ed è il premio all'esecuzione più radiofonica, al brano più radiofonico. Io invito Enzo Spinozzi a portare il premio. Il sottoscritto sarà, per certi versi, rappresentante di Radio Azzurra nell'assegnazione di questo premio. Il premio radiofonico va a Luca Angelini. Il brano Mi Perdo è un brano estremamente radiofonico, per cui complimenti. E con Luca ci vedremo anche in radio prestissimo. E questo è il premio. Foto ufficiale, mi metto anch'io. Complimenti. Premio speciale della giuria. Invito ovviamente a raggiungerci, insieme al patrono Enzo Spinozzi, il maestro Ferruccio Premici. Il maestro Ferruccio Premici è oltre che un autorevole esponente dello stage dell'Adriatico, prima edizione, è anche un compagno di viaggio indispensabile del Festival dell'Adriatico. Lui è parte in causa in tanti momenti musicali del Festival, per cui non è in giuria per sua scelta, però è stato un opinionista autorevole di tutta la fase preliminare e anche delle semifinali. Beh, questa sera due parole voglio strappargliele. Voglio chiedergli, insomma, di tracciare rapidissimamente un bilancio su questo Festival. Vediamo se riusciamo ad aprirlo. Ecco. Okay. Allora, innanzitutto vi porto i saluti di Stefano Bacilli, che ho sentito stamattina, e a Lugano accanto a lui c'era Mina. E vi saluta anche Mina. L'abbiamo avuto qui sabato, è l'arrangiatore di Mina, chi era presente anche sabato. È stata una bellissima esperienza. Ho visto i ragazzi crescere, nelle varie esibizioni, sempre più sicuri, fino ad arrivare sul palco, dominare il palco. Qualcuno si è emozionato, qualcuno meno, però comunque c'è stata una costante crescita nella qualità dei ragazzi. Perciò abbiamo avuto delle grandi difficoltà a
scegliere chi è un premio, chi l'altro, perché veramente sul filo dei 2-3 punti di differenza con una giuria così numerosa. E quindi, questa è la testimonianza di come il Festival dell'Adriatico, prima ancora che un concorso, sia un percorso di crescita artistica. Grazie al maestro Ferruccio Premici e proseguiamo e procediamo con la programmazione del vincitore, anzi della vincitrice del premio speciale della giuria per la sua esecuzione di Rolling in the Deep di Adele, Eleonora Coco. Premio speciale della giuria, eccola qui, Eleonora Coco. Complimenti. Premio e foto ufficiale. Bene, ancora complimenti. Grazie a te. Grazie al maestro Premici e appuntamento all'edizione 2015. A più tardi? A più tardi, bene, bene, perfetto. Facciamo un'altra puntata, la terza delle 16. Allora, procediamo con il premio alla miglior band, categoria gruppi. Invito a raggiungerci due grandi amici del Festival dell'Adriatico, due vincitori del Festival dell'Adriatico, Walter Piva e Mecco Villani. Mecco Villani, vincitore 2010, Walter Piva, vincitore della precedente edizione, detentore del titolo, ancora per qualche minuto, del premio Alex Baroni. In questo caso il premio, oltre che questa targa prestigiosa, è un voucher vacanza di una settimana per 6 persone in una località a scelta in Italia. E loro sono in... Non lo so, adesso lo scopriremo. Città scelta in Italia. Si può scegliere anche San Benedetto, volendo. Vince il premio come miglior band del Festival dell'Adriatico 2014 il gruppo Sostanze Corrosive. Eccoli qui, Sostanze Corrosive. Ecco, complimenti davvero. La giuria mi chiede di fare una precisazione. Scegliere è stato veramente difficile e la giuria mi chiede di citare davvero su un totale di oltre 300 punti, una differenza di una decina di punti, 12 punti per l'esattezza, con i Danger Lies, ai quali va comunque un grande applauso. Hanno tra l'altro avuto un piccolo problema tecnico del quale comunque la giuria ha rigorosamente tenuto conto, per cui nessuna penalizzazione. Opla. Ecco, perdono. Quanti siete voi? Siete 5, quindi Mecco si può aggregare. 2, ve la giocate. Complimenti ancora, complimenti ai Danger Lies, ma complimenti ai vincitori della categoria gruppi Sostanze Corrosive. Grazie, grazie a voi. Ed ora, miglior interprete cover. Consegna il premio, accompagnata chiaramente da Enzo Spinozzi sul palcoscenico, Michela Basili. La nostra mina di questa sera. Michela, siamo pronti? Buonasera. Vince il premio come miglior interprete cover. Sì, un po' di suspense, tanto è presto. Per la sua esecuzione di Purple Rain di Prince, Nicky! Eccola qui! Grande applauso per lei! La migliore interprete cover di questa edizione! Complimenti!
del Festival dell'Adriatico. Ed ecco il premio delle mani di un'altra straordinaria interprete, ovvero Michela Basili. Complimenti. Bene, 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 bene. Complimenti, Nichi. Bene. Siamo agli sgoccioli, ultimi due premi più importanti. Premio della critica, che corrisponde al premio che va al secondo classificato assoluto. A cos'era questo premio insieme a Enzo Spinozzi, Michael White, che questa sera ci ha permesso di rendere omaggio a due grandi voci, a due grandi interpreti come Mario Biondi e Barry White. Vince il premio della critica del Festival dell'Adriatico, premio Alex Baroni, nonché secondo classificato assoluto, nonché assegnatario anche di un voucher vacanza di una settimana per due persone in una località a scelta in Italia, niente meno che Giorgia Verona. Il suo brano Noi ha stregato la giuria e ha deciso di assegnare il secondo premio assoluto nonché premio della critica. Giorgia, complimenti. Complimenti davvero. Complimenti. Ecco il premio. Del viaggio, ok. Dove andrai? Dove, dove? Magari a Verona. Cupra Marittima, a dire complimenti. No, dove andrai? No, magari Verona, per rimanere... Verona. Giorgia Verona. Perché no? E la seconda persona che verrà con te è... lui! Lui che guida la macchina. Grazie, Giorgia Verona! Ci siamo, stiamo per conoscere, sono un po' emozionato, soprattutto perché questo parto, senza nulla, arriva dopo tanto tempo, dopo un viaggio che questa sera è stato lungo ma che è iniziato tanto tempo fa, che è passato attraverso 800 iscrizioni, e che ha portato all'assegnazione di tanti premi, ma all'assegnazione di un premio Alex Baroni. Un premio Alex Baroni che coincide anche con l'assegnazione di un voucher vacanza di una settimana in Sardegna presso il villaggio Rashada Club, e che verrà assegnato dal patron Enzo Spinozzi e consegnato da lui insieme a Ferruccio Premici, al maestro Ferruccio Premici e a Michael White. Sì, le targhe sono due. Le targhe sono due perché una è al miglior inedito e una è al miglior assoluto. In questo caso, come quasi sempre accade, il miglior inedito coincide con il premio assoluto. Quindi miglior inedito e, diciamolo, premio Alex Baroni. Vince il premio Alex Baroni 2014 nell'ambito della 19ª edizione del Festival dell'Adriatico con il brano Così lontano, Natasha Feliz. Che benigna la notte degli Oscar. Complimenti.
Natasha Felice. Miglior inedito e premio Alex Baroni, quindi vincitrice assoluta del Festival dell'Adriatico. Complimenti, complimenti davvero. Beh, a questo punto credo che sia doveroso una dedica. A chi vogliamo dedicare questo premio? Sono... Prendila con calma, abbiamo tempo. Sì, hai tutto il tempo che vuoi. Sono diverse le persone a cui vorrei dedicare sì. questo premio. Beh, a mia nipote Clarissa, alla mia famiglia, a Luca Angelini, a tutte le persone che mi sostengono. Grazie. Natasha Felice, Natasha, ora ingoia, respira e regalaci ancora una volta il tuo brano, la tua canzone. Adesso verrà ancora meglio perché non hai la tensione della gara. Allora, siamo arrivati alla conclusione. Siamo arrivati veramente alla conclusione. Io ringrazio Edea. Grazie a voi. Ringrazio Valentina, loro auguro veramente un radioso futuro. Ringrazio Michael White, ringrazio il maestro Ferruccio Premici, ringrazio tutti i componenti dell'autorevole giuria del Festival dell'Adriatico, ringrazio quest'uomo che è colui che nonostante tutto, nonostante tutte le difficoltà, contro tutto e contro tutti continua a regalare queste belle serate di musica, lunghe ma belle. Grazie alla sua, al suo amore per la musica e per questo festival. Enzo Spinozzi. Enzo Spinozzi e Luce in Sala. Fatemi un applauso. Siete stati bellissimi e bravissimi. Grazie di cuore a voi. Buonanotte. Così, allora il brano si titola Così lontano, lo canta la vincitrice del premio Alex Baroni, edizione 2014, Natasha Felice. Grazie anche a tutti gli amici che ci ascoltano da casa. Buonanotte e viva la musica! Natasha. Avanza nell'anima, la fine dell'inverno sta sciogliendo anche me, ma i brividi rimangono ed io non so perché. E prendimi così lontano, ma così presente, è così strano stare senza di te, così lontano, ma poi così assente, così sono quando tu non ci sei. Della notte tutto si fa chiaro, chilometri di sogni che ti portano lontano, dove tutto ciò che vuoi è lì sotto tra le tue mani, senza limiti e confini, senza ieri né domani. E prendi presente, è così strano stare senza di te, così lontano, ma poi così assente.
Grazie, grazie. La tua vacanza in Sardegna è Rasciada Club, un'oasi di quiete immersa nel verde, un ristorante rinomato, divertimento assicurato. Villaggio Rasciada Club, Castelsardo, Sassari. Per informazioni e prenotazioni telefono 0362 30 35 39 www.rasciada.it. In Italia è molto difficile andare all'asilo. Il numero degli asili nido è sufficiente per accogliere solo un bimbo su 10. Questo comporta una scelta difficile per le famiglie: trascurare i propri figli o il proprio lavoro, o entrambi. La Fondazione Aiutare i Bambini vuole realizzare 50 nuovi asili nido in tutta Italia. Aiutaci a dare un nido a ogni bambino. Aiutaci a rendere facile il loro sorriso.